Vediamo Gesù, adesso Agna. Ho avuto un'idea geniale. Che? Questo è tuo. Questo è tuo. E che roba? È un copione. E quindi? Spiegaci un po' l'idea geniale che ti è venuta. Allora, noi siamo Jerry Thomas Project. Fino qua, no? Te credo. Chiaro, no? E dove sta l'idea geniale? Sta nella comunicazione. Basta con le solite foto, basta con le foto dei cocktail, i cocktail con la luce, i cocktail con l'ombra, e il cocktail spiegato, il video che spiega il cocktail. Basta. Basta. E calla. Aspetta, aspetta, fammi finire. Noi dobbiamo riportare il bar proprio alla sua funzione primaria, che qual è? Qual è? Quella di condividere. Chiaro? E quindi? Questo si è montato la testa. E quindi? E quindi facciamo un programma televisivo. Programma televisivo? Un talk show. E che sarebbe? Se che tipo di talk show vorresti fare? Guarda. The Jerry Thomas Show. Beh. Eh? Yeah, faccio. Gagliardo, eh? E con chi lo faremo sto talk show? Con Velier. Con Velier? Con Velier. Mo Velier viene a fare talk show con noi. Oh, se dobbiamo fare una cosa fatta bene, la fai al top, la fai con i numeri uno, giusto? Dico bene? Vabbè, fammi un po' sentire come devo immaginare questo Jerry Thomas talk show. Allora, senti, senti, io me lo sono immaginato così. Star del cinema. Star della televisione. Musicisti. Cantanti, tutti ospiti d'eccezione così. Oh, è il provolone arrivato. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, prima di tutto noi dobbiamo spiegare un prodotto, giustamente, no? Quindi ogni puntata noi spieghiamo. Parte, no, aspetta, 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 no, no, no. Facciamo così. Tutta la prima stagione la facciamo su un prodotto. La facciamo su Room. The Jerry Thomas Show. The Room Season. Allora, mamma mia! Questo già se lo vede tutto. E poi immagino mi toccherà spiegarlo a me, con sempre questa storia del professore. No, no, no. Ah, quindi è il solito Leo? No. Guarda, guarda più in grande, capito? Guarda più in grande. La facciamo fare a Gargano in persona. Senti, ogni puntata Luca Ruruchi Gargano che spiega un prodotto. Ma ci sai, boh, però te sta allargare, Alessandro, un programma con le star televisive, del cinema, e poi stiamo a scomodare il re del room in terra che andiamo a spiegare quello che diamo da bere all'ospite. Gargano, Luca Ruruchi Gargano in persona. Chiudete gli occhi? Chiudete gli occhi. Ah, bravi. Adesso immaginate. Si apre lentamente la porta del Jerry Thomas. Piano piano ci avviciniamo al tavolino. Intorno è tutto buio, c'è soltanto questo faretto sul tavolo. Tutto il fumo che pervade la stanza. E da dietro, lentamente, arriva lui. Luca Ruruchi Gargano. Eccoci qua. Jerry Thomas Show. Sono Luca Ruruchi Gargano. E oggi beviamo un Hampden 8 anni. Ritengo personalmente che Hampden sia sul podio delle migliori distillerie del mondo, insieme ad Appleton e alla Demerara Distillers della Guyana. Ma come mai Hampden non è così conosciuto ancora oggi nel mondo? Non è ancora così conosciuto perché sino al 2010 non ha mai invecchiato i suoi rum e non aveva neanche mai imbottigliati. Dal 1753 al 2010. Come mai? Perché Hampden è un rum talmente particolare e unico, potremmo dire quasi che è, sapete che ci sono i quattro gusti classici, in più adesso è stato aggiunto l'umami, direi che Hampden è il sesto gusto perché è
riconoscibile da chiunque, perché è fatto con una tecnica particolarissima e quindi è sempre stato venduto per circa 250 anni, 55 anni, solo bianco, appena uscito dagli alambicchi, perché è stato usato come correttore di rum non abbastanza aromatici. Addirittura Chanel lo usa nelle sue formule, è usato nei biscotti, perché ha questi aromi straordinari. Ed è questa la ragione per cui Hampton non è ancora così conosciuto a livello internazionale. Sono solamente 5 anni che viene imbottigliato il rum che è appunto invecchiato. È fatto in Giamaica, proviene dalla melassa, che è un sottoprodotto, diciamo, della produzione dello zucchero. Dopo che fai lo zucchero di canna, rimane ancora un liquido che si chiama melassa, che è ancora carico di zuccheri non cristallizzabili. Fa delle fermentazioni naturali, quindi senza aggiunta di lieviti selezionati dall'uomo, ma sono i lieviti che stanno in quella cantina, e viene distillato in alambicchi di rame, che si chiamano, un nome tecnico, Double Retort Pot Still, e ne hanno ben 6. Un prodotto assolutamente straordinario. Mazza, regà, così partiamo col botto. Hampton 8 è super top. L'ha spiegato pure bene. Gargano. Certo, scusa, ma se non lo spiega bene Gargano. L'avevo detto. Beh, guarda, io direi che è un buon inizio, Ale. Bravo. Ma poi che succede? E poi c'è la sigla. Addirittura la sigla. Eh certo. Sigla. Francesco, benvenuto al Jerry Thomas. Oh, grazie dell'invito, grazie mille, Ale. Vado? Vieni, accomodiamoci al bar. Buonasera maestro. Buonasera. Ci abbiamo il presidente, prego, questo benvenuto. È il tuo, questo è il mio. Ringrazio, presidente. Ci abbiamo il presidente al bancone. Un'emozione essere dietro questo bar dopo 10 anni. Dopo quanti anni sono che non sei lì dietro? Non mi ci fate più salire. Occupo troppo spazio, ma no, non puoi salire. Senti, hai notato che abbiamo anche l'orchestra? Ho visto il band. One band show. Bravissimo. Bravo. Non abbiamo il pubblico, ma non per questione di budget, ma perché no. Non c'entra. però sentiamo bene così. È esclusivo, molto esclusivo. Mi sento molto esclusivo. Bene, questo esclusivo. Ci fa piacere, perché questo lo scopo di questo salotto, possiamo dire salotto? Sì. È proprio quello di riportare il bar come con la sua funzione, che era quello di come dire, socializzare, di riunire le famose chiacchiere da bar. Già. Eravamo 4 amici al bar. Eravamo 1, 2, 3 e il bar, il band. Esattamente quello. Pensi, ma il bar sono diventati vetrine, sono diventati posti dove fanno happening così, ma in realtà il bar ha un ruolo molto molto più importante. Proprio la società, tutto succedeva nei bar. Dalle cose importantissime a quelle invece più furbi. Sono state prese scelte importanti a tutti, esatto, i bar, che ci molto. Possiamo ricordare. Sono state fatte danni irreversibili nei bar. Esattamente. Ma adesso ci arriviamo, non ti credere. Senti, ma tu, Leo, ma tu sai come ci siamo conosciuti io e Francesco? C'ho paura. Glielo dici tu? No, lo dico. Noi abbiamo fatto un horror a teatro. Dove c'erano pure gli effetti speciali, c'era il sangue sul pubblico. Era uno splatter, era bellissimo, divertentissimo, possiamo dire come si chiamava? Certo, certo. Te lo ricordi Soul l'enigmista, la saga? Certo. Ti ricordi Soul, il primo? Sì, il primo. Noi, il nostro era So l'enigmista. Ecco fatto. Era girato, dove stavamo? Prima di Centocelle, dove era girato? L'idea della location. L'idea, sì, era... Eravamo incatenati in un bagno, vabbè, insomma, in un bagno, che c'era questo povero, all'epoca, Lorenzo Renzi sdraiato a terra, che stava, poverino, un'ora e mezza immobile, prendeva qualsiasi cosa, poverino, che sta da solo, Xanax. Questo ed altro
per l'arte, diciamo. Però ci siamo molto divertiti. Senti, allora io direi rompiamo il ghiaccio, come si dice al bar, mentre Leonardo ci prepara una cosetta da bere, così almeno ci rendiamo questo soggiorno più felice. Che stai facendo? Che ci racconti tu? Ma guarda, che sto facendo? Sto al bar. No, posso dire grazie di questo bellissimo invito, perché mi ero dimenticato, guarda, in realtà il bar è defaticante. Posso dire sta cosa? Certo, tutta una assolutamente. No, assolutamente. No, assolutamente. Perché nel senso, no, è vero, uno va al bar, mo magari sta più nella cultura, non lo so, boh, non mia quantomeno, non italica, tipo l'aperitivo, cosa così, in realtà c'è. Cioè, dopo una... Grazie, maestro, grazie. Prego. Dopo una giornata, no, speriamo costruttiva, vai qui, fai due chiacchiere, incontri un amico, una nuova amica, è divertente, è bello. Che sto facendo? Sto facendo un sacco di cose, sto scrivendo due sceneggiature. Mi sto dilaniando con la scrittura di un romanzo che non so mai se pubblicherò. Attenzione. Sì, c'ho la casa editrice che giustamente ogni mese mi dice allora consegniamo. Io dico ma aspetta, hai scritto un attimo. Ho scoperto una cosa, non so se a voi mi capita mai, che io ho sempre delegato la scrittura al lobby, ok? Diciamo, sì, nel cassetto del lobby. Poi a un certo punto c'è la famosa scadenza. È chiaro. La scadenza, no, come a teatro. È il salto. È il salto. Quindi sto cercando di rivoluzionare un po' la mia vita, perché praticamente devo organizzare, tipo, non è domani mattina comincio alle 11, che ne so, vado sul set alle 11. No. Tu dalle 7 alle 10 e mezza devi scrivere. Bravissimo. Guarda, ti posso dire, quando noi abbiamo fatto il nostro libro, il nostro libro del Jerry Thomas Pichisi, diciamo, io ho un po' seguito la parola, ho fatto da collante tra i testi che mi dava Leo, quindi ho, diciamo, seguito la scrittura, la composizione di questo libro. La casa editrice mi aveva messo accanto una ragazza, Madonna, che era tipo un mastino napoletano. Io piangevo la sera a casa, non la volevo vedere più. Ma io capisco. Perché stava lì attaccata, mi faceva scrivere, io non sapevo più cosa dire. E come dirle le cose, lo capisco. Va bene, beh, quindi, bocca al lupo, fighissimo. Speriamo di andare in libreria e di dire voglio il libro di Montanari. Faremo una esclusivissima, firmi a nome tuo, sì. Esclusivissima presentazione qui con uno spettatore, però è un musicista. È un musicista. Vabbè. Un compratore, un musicista. Senti, ma invece noi ti volevamo fare una domanda adesso. Tu la metti in mezzo in realtà. No, vabbè. Però gliela diciamo. Ormai sei un personaggio famoso, lo possiamo dire, no? Sei un uomo di successo, sei un attore di successo, hai fatto tante cose, insomma, la gente ormai ti riconosce per strada. Ma... Quindi sarai abituato quando vai al bar che ovviamente vieni rimorchiato, perché giustamente sei diciamo. Ma tu saresti più in grado di rimorchiare, cioè di provare a conoscere, di flirtare... Non facendo Montanari, cioè il personaggio. Ah, in quel senso. Quel senso lì. Ma ti presentate un po'. Ma voi poi me la fate vedere questa puntata, perché devo vedere se la può guardare la mia compagna, capisci? Allora, tanto non devi dire cose. No. No. No, ma guarda, in realtà. Boh, cioè, penso di sì. Ma sai che c'è? Io mi sono sempre considerato un ragazzo al secondo appuntamento. Cioè, almeno il secondo appuntamento. Sì. Io non sono mai stato. Che perché sbagli il primo? Cioè, io sbaglio il primo, sbaglio il secondo, cioè proprio la butto sulla simpatia, le cose. Ah, quella, non vado, non so. Quella è una carta per cui sennò sì, eravamo morti adesso. Esatto. Però. Quindi non lo so, non mi sono mai sentito il tipo da rimorchio, capito? Però magari vedo un po', che so, lo sguardino. Non adesso, vabbè, chiaramente. Vabbè, però cioè, si parla in un. No, chiaro, di chiaro. Di idee. Oddio, non lo so, è una domanda curiosa, è divertente. Il bar aiuto, vediamo, va. Paura, abbiamo blindato, e tu? Io no, io sto lavorando. Ah, aiuto, ma sei preparato. Il professionale io. Cheers. Che roba, questo è rum giamaicano, Amden, 8 anni, lime. Leggero, giusto, lime. E un po' di ginger beer, che va tanto de moda. Che dà questa fresco, speziatura, questa freschezza. Questo curry. è curry. Va bene, senti, quindi... Vabbè, adesso è inutile, non ti vogliamo far fare questa scena. No, però io voglio sapere. Ce la risparmiamo. Che io voglio sapere una cosa. Che cosa? No, ecco. Perché la devo sapere, perché... Noi, vedi Dani che si fa. No, perché sì, questo, perché lui, voi siete amici, quindi lui un po' è tirato, no? Certo. Io invece, no, da cliente. Ma tu c'hai avuto, prima di essere famoso sicuramente, una delle mattine che ti sei svegliato, fatto così, ti sei girato e hai fatto, oddio, che ho fatto?
ma chi è questa? Cioè, te sarà successa una cosa? Allora, facciamo così, non ci devi dire, non ci dire particolari, non fare nomi, non ci devi dire particolari. Però raccontaci qualcosa. Però posso dire una cosa, mi è successa una cosa, a proposito di bar. Allora, mi è successo questo. Insomma, vabbè, a proposito di bar, perché? Perché stavo in vacanza con degli amici che tra l'altro tu conosci, ma non li metterò in mezzo. No, 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 ci mancherebbe. Cioè, ero single, quindi a un certo punto, sai, stai lì, bevi un po', vai al bar, fai l'aperitivo, poi c'era sto bar molto carino in questo posto, nulla che vedevo, Gerito, ma chiaramente questo perché ma non si drink è gratis, ma quindi praticamente... Vai, vai al punto, vai al punto, vai sto prendendo tempo. Insomma, a un certo punto, vabbè, io e questo mio amico... rimorchiamo queste due amiche che stavano in vacanza. Solo quindi poi ci spostiamo in un altro posto, beviamo, sale il tasso alcolico, esatto. Tutti presi bene in vacanza. Parte la serata. Parte la serata. E a un certo punto la serata finisce nell'appartamento dove queste due ragazze, come dire, vivevano. Quindi uno va e l'altro va. Io vado in camera con questa ragazza e a un certo punto, mentre c'è l'atto pratico, cioè, perché poi si arriva a un certo punto alla cosa, l'atto pratico, perché erano partiti alle 5 del pomeriggio, 4 di mattina, a un certo punto c'è il lavoro, o il bonifico, ma io pure hai a lei, perché... è il turno in fabbrica quello. Esatto. A un certo punto, durante l'atto pratico, lei si gira verso di me, stava, poverina, in uno stato abbastanza partita la serata, e mi fa, ma tu fai l'attore? Nell'atto, eh? E io dico, sì, sempre nell'atto. Cioè questo tutto in movimento. Tutto in movimento. Qui una fatica, capisci, sudico. E mi fa, sai, ho visto stamattina. Dico, oddio, pensa tu, il movimento. Dico, certo. Oddio, chi hai visto? Ho visto Silvio Mucci. E muore! E lei ti muore. Mi muore. Ti muore su Silvio Muccino. Sì, i 21 grammi dell'anima, hai presente? Su Silvio Mucci. E tu non voglio sapere la posizione. No, e io lì. Io lì mi sono sentito abusato, violentato, perché tu immagina questa scena. Tu sei scappato nudo da quella. Io sono scappato. Certo, così com'è. Ma certo, sono uscito. Urlando Silvio Muccino per tutta l'isola. No, poi volevo pure, perché siccome stavo nella macchina del mio amico, con la macchina sua, io, diciamo, la mia abitazione era un po' lontana. Io ho sperato che lui avesse consunto, diciamo, no, questo sodalizio. Invece no, sentivo rumoretti. Non sentivo Silvio Muccino, diciamo. Invece no. E quindi ho aspettato praticamente in mutande con la camicia. Con lei, con la ragazza, no, poverina. No, io fuori casa, giù. Tu te ne eri proprio andato. Sì, che nel frattempo si svegliava l'isola. Certo. E nel frattempo passavano i pescatori alle 6 mattina. Io in mutande, traumatizzato. No, vabbè, questo è bellissimo. Ma te ne potrei raccontare. Vabbè, aspetta, adesso però. Buono, abbiamo detto qui. Guarda, questa è bellissima. Questa è vero, però ero single, Allora, vabbè, no, chiaro, certo. Però qual è stato il tuo, che ti ricordi, il tuo primo vero ricordo di un bar, anche d'infanzia, che può essere il bar del paese, un bar che ti è rimasto nel cuore, che proprio hai detto questo, porca miseria, me lo porto sempre dietro, che magari basta un odore, un rumore che ti riporta a quel posto, certo, lì. Guarda, io sono del quartiere Alessandrino di Roma e c'era questo bar all'epoca, il cui proprietario, nel caso della vita, vuole che il proprietario di quel bar che stava lì gestiva pure il bar dove andavo a scuola io. Hai presente a scuola, al liceo, ci sta il barietto, pizzette, cornetti, la mattina pizzette, la pausa. E lui si chiama Marco. E Marco era un po' il fratello maggiore di tutti, perché questo era adulto, però non troppo grande, quindi noi al liceo. E Marco mi copriva tutto, perché praticamente io mi ricordo, mio padre mi comprò un primo motorino a 16 anni e voleva che io mettessi il casco integrale, no? Giustamente, ora e quindi io mi sentivo per 16 anni integrale, l'SH, capisci? Certo, io mi sentivo Topolino, certo. quindi uscivo da casa con il casco integrale, andavo da Marco, Marco mi dava il suo casco. La scodella! Che adesso lo t'ho denunciato, Marco, guarda pure in mano, t'ho denunciato, sono passati 20 anni, Marco, sei stato un grande. Bevuto. E lui mi dava la scodella e poi tornavo. Ma lì quel bar, tutti i ritrovi, gli appuntamenti, gli aperitivi. Bene, no, no, cioè, io ogni volta che leggo una M, perché non dirò adesso il bar, no, chiaro, perché, no, certo. Però ogni volta che leggo una M su un'insegna mi ricordo. Ti ricordo il bar di... Sì, sì, sì. E tra l'altro Marco l'ho pure visto recentemente per strada.
sempre uguale. Ma i bardi quando eravamo ragazzini era una cosa bellissimo, incredibile. Io mi ricordo che c'era il Bardi che stava sotto casa nostra, sotto casa mia, quando andavo io alle elementari si andava ancora a scuola, si poteva andare alle elementari da soli. Esatto. Adesso non si può, fino al liceo devi andare con papà. A 23 anni. Io andavo alle elementari, io sono con un mio amico e c'era questo bar sotto casa nostra che aveva l'usanza di mettere fuori, gli portavano il coso dei cornetti tutte le mattine. E noi tutte le mattine prendevamo i cornetti. Il bar di Bruno. Io, povero Bruno, che adesso Bruno non ci sarà più, chiaramente, io penso di aver mangiato i cornetti a sbafo di Bruno probabilmente per tutte le elementari. E il bello è che Bruno lo sapeva benissimo, perché ho poi scoperto che mio nonno andava a pagare i cornetti. Vabbè, no, c'è cioè una roba, una vergogna che adesso gli vorrei suicidare con una cosa simile. E non te ci sei accorto che tuo nonno è Bruno. Ma non si è capito. Era suor Bruno. Perché era suor Bruno, sa, nonno Marcello pagava i cornetti che io e il mio amico andavamo a prendere la mattina. Beh, questo è bello. Questi sono i ricordi. Ricordo romantico. Io c'ho Marco, tu c'hai Bruno. Oppure il bar del mare. Bello, le tre settate. Io ho passato estate, 16 anni vita loca. Tutte le notti a giocare a 3-7 e a bere. Perché passa un periodo quando tu sei adolescente, no? Che improvvisamente vuoi fare l'anziano. Cioè, invece di andare al bar e fare la discoteca, il momento che ti prende il matto e fai il 3-7. Io 3-7. E che magari non bevi, però ti fai, no, il vermuttino, il sambuchino. Sì. E stai coi vecchi del paese. Tu lo sai, ma adesso questa la dico, tanto mio zio, è il bar di mio zio. Mio nonno, sono di un paesino che si chiama Morro Reatino, paesino che sta al confine tra Lazio e Umbria, vicino a questo. C'è un curvone per arrivare lì, che io lo chiamo il curvone Procoli perché mi chiamano i miei amici quando ci passa. C'è il bar Procoli sul curvone, non sto scherzando. E io ci ho passato l'infanzia in quel posto lì ed è un posto meraviglioso che ho rivisto ultimamente. È praticamente rimasto uguale a com'era una volta con mio cugino che è Peppe e sta ancora lì come una volta a fare che le cose. Peppe Procoli. Giuseppe Procoli, esatto. Vedi, una dinastia barman. Incredibile. È chiaro che le esperienze nel bar sono queste. Però adesso tu ci devi dire la tua l'esperienza migliore, poi ce la dici. Ma adesso ci devi dire la tua esperienza peggiore dentro un bar. Cioè, una che cosa può che essere, tu... sì, può essere pure quella cosa peggiore che hai bevuto, o proprio quello che ti è successo. Oppure se a noi ci fa piacere, tu c'hai un bar che te... La butto lì, è così. Sì. De Milano, per esempio, no? Che dici, oh, madonna mia, che postaccio, che posso dirlo. Ma a me fa nomi, però. No, non può fare. Però se fosse De Milano sarebbe. Vabbè, no. Non può fare no, perché De Milano? Ma pure a Milano sto fatto. Non andiamo su no, Tele Lazio. No, non possiamo dire nomi di niente. Anzi, devo dire nomi di niente, perfetto. Cioè, una cosa terribile. Allora, sentato un bar e hai detto, io madonna. Sono molto adesso, ragazzi. Terribile. Sono di fronte a un bivio importante. Ma ecco qua. Cioè, devo fare un altro coming out. Come ho fatto prima alla sera. Senti, dopo la cosa di. Allora. Allora, secondo me, povero bar, in questione non c'entra niente quel bar, però io ho questo ricordo associato a quel bar perché mi è successo in quel bar. Magari il bar è un povero inconsapevole, certo, innocente, chiaro. Involontario, colpevole, involontario. Era tardi, molto tardi. Molto tardi. Last happened. Molto tardi. Guarda, quel limbo che c'è tra la notte e il giorno, ancora non l'alba, era proprio tardi. Era un periodo difficile nella vita, era intenso. A un certo punto finisco al bar con degli amici. Comincio un discorso con questo mio amico, un discorso che mi stava molto a cuore. E bevevamo, era molto tardi, quindi insomma eravamo molto carichi. A un certo punto devo andare al bagno. E fica quella è una roba. Fisiologia. Sì, succede, insomma. Mi giro verso il bagno e vedo una fila apocalittica. Io devo proprio andare al bagno. Perché è un problema quello. Il mio amico parla, però mi interessava un sacco quella cosa di cui stava parlando, mi interessava lui, le cose. C'è la fila, non voglio interrompere. Allora faccio una sorta di radiografia. Vedo i miei pantaloni, sono neri. E scelgo. No, ci posso ho scelto. Non ci posso credere. Ho scelto.
Ma manco su un altro. Oh shit, no, no. Ma come su un altro? Che cazzo? Ma come su un altro? Là, ma su un altro sei sgamato, no? Per andare all'obiettivo, devi far finta di niente. Allora apriamo e chiudiamo velocemente una parentesi. Io l'ho fatta a un concerto perché non mi potevo muovere. Al concerto l'ho fatto, però ho beccato, e me lo ricordo ancora perché lo feci lanciare fuori dal locale, uno che, tanto l'abbiamo detto, che mi pisciava sul bancone dell'insegna. Ma non ci posso... Sì, stava proprio... Mi pisciava sul bancone, sì, era un petto ubriaco che dondolava... Al bancone dell'insegna riusciva qualsiasi cosa. Cioè, vabbè, ho capito, però... Qualsiasi... Io l'ha detto... Beh, comunque onore... Io però... L'ho fatta con nonchalance e credo che stavamo seduti come io e te, quindi stai attento. No, chiaro, certo. Ma non sei ho fatto leggermente così, ma lui non si è accorto. Perché ho pensato, se mo me ne va questo, se ne va è finita. Io devo capito? Certo. E l'ho fatta, sì. E pensa io che me ne vado con le scarpette. E io ho il dubbio, ogni volta che lo incontro, ma se ne sarà accorto. Se ne sarà accorto, certo. Però non mi ha mai detto niente. Certo. Un giorno pudore. Forse per pudore, non lo so, un giorno per pudore. Però povero bar, in realtà, povero bar. Ma sì, ma poi il bar ne vede di tutti i colori, proprio fisicamente. Potremmo raccontare delle cose. Sì, vabbè, ma adesso non le possiamo dire tutte, però insomma. Madonna. Senti, vabbè, noi ci continuiamo a bere questo, non te ne facciamo fare un altro, se no ci ubriachiamo. Tanto poi dopo penso che ci berremo una cosa. Ma invece, no, questo non so te l'abbiamo chiesto, ma adesso che sei Francesco, ma ti hanno mai molestato al bar? Molestato proprio, molestato e ci hanno provato in maniera che dici, insomma. A me quando dici a livello per l'obiettivo erotico, intendi? Beh, sì. Parla, è romano, porca miseria, sì, mica abbiamo portato uno del Trentino, gli puoi dire, t'hanno mai tirata? Ma no, c'è molestato. Ma certo, noi veniamo a tipo queste cose qua, capito? Allora, devo dire mi è successa sta cosa. Sì, no, devo dire sì. Però una cosa che mi è successa è stata... Cioè, l'insistenza, no, capito? Che dici? No, una cosa che mi è successa è stata questa. Tra l'altro, di fronte alla mia ragazza, giuro, tutto vero, classico. Usciamo da teatro, ho fatto uno spettacolo, andiamo al bar, lì fuori al teatro, e ci faccio, insomma, stuzzichino, di faticamento, sta la mia ragazza, a un certo punto arriva una ragazza che ha visto lo spettacolo, che mi dice, mi puoi registrare una nota vocale, perché mi piace molto la tua voce. E io, cioè, mi compare, dico, va bene, ma figurati... un po' imbarazzato, dico, vabbè, ma che cosa vuoi che dica? E lei fa così, ti giuro. Se potessi dire amore mio, amore mio, amore mio, amore mio, amore mio, amore mio, amore mio! No, non sto scherzando. Non ci credo. Ma questa cosa è durata 10 minuti, eh. Io e la mia compagna pietrificata. Vabbè, ma questa era matta. È chiaro! Ma hanno portato la forza. Aspetta, io faccio... Cioè, questa amore mia è andata avanti un minuto. No, così amore mio! Ti ricordi Tosca? Qua roba là. Ok. Amore mio, amore! È partita proprio piano, è partita amore mio, amore mio, amore mio! E poi a un certo punto l'utero ha messo sopra, capito? Amore mio! La mia ragazza gelata, non sa che fa. Io faccio, guarda, mi sembra un po' troppo. Se posso. E io quindi alla fine ho detto. Buongiorno, il mattino a loro in bocca! Ho fatto questo. Cioè, gliel'hai fatto il messaggio? Sì, ma buongiorno, il mattino a loro in bocca. Avevo paura, Ale. Avevo paura. Credo, questo è normale. Non sapevo da fare. Perché via? Perché poi a un certo punto, quando proprio al bar si perdono i freni inibitori, e spesso il personaggio che tu dici, vabbè, ma vedrai sempre, il personaggio magari in questo momento famoso, nessuno lo disturba, e quello è proprio il momento che il matto esce fuori. Ma possiamo raccontare una cosa? Figurati. Uno dei primi anni di Jerry Thomas, una serata qui dentro è successo il panico perché c'è stava praticamente mezza festa di Roma, del Festival Cinema di Roma, ci stavano tutti. Certo. E viene questa attrice americana, famosissima, cioè tipo Oscar. Si avvicina, mi guarda, Oscar. Dice, il vassoio, questa mi guarda, così mi fa, mi posso levare le scarpe? In americano, lo dice. E quindi questi c'hanno i freni quando stanno al bar, pure quelli famosi. Sì. Chissà che fanno, io non lo so. E tu che le hai detto? La cosa più interessante è la tua risposta. Fa come te pare, è in inglese logicamente. Fai come bip, ma che te pare? Fai come te pare, io ho detto. Questi, quindi senti, immagino. Cocktail preferito? Io sono... Gin tonic. Te sei spinto però un po'. È testo antico. No. Uno che te ricordi che dici... Io suggerisco qualche No, io la Viation, ma
stai scherzando. Ah, lo vedi? No, ma aspetta, scherzi, non avevo capito il cocktail preferito del genere. Avevo capito il cocktail preferito ma non del genere, in generale. No, l'aviation. Okay. Io, ma tu sei testimone, tu non lo dici perché mi vuoi bene e come dire, vuoi preservare la mia dignità. Ma io di aviation. Diciamo. Dici di aviation, ne so passare dentro quella trachea. C'è stato un periodo, ti ricordi, che era diventata una cosa di. C'era un calciatore estremamente maleducato. Che veniva qui, con gli scarpini. Che veniva qui in vestito in maniera veramente inadeguata, però sai, uno sarebbe appena aperto, ti ricordi? Ordinava tre shot da aviation. Cioè, fuori da testa. Ma non abbiamo. E noi non li facciamo gli shot. Tre aviation. Ma non li facciamo. Vabbè. No, no, tre aviation. Sì, sì, no. No, aviation è pazzesco, buonissimo. Ne sono passati i personaggi. Incredibili. No, ma che poi alla fine, se ci pensi, no? Parlando in maniera romantica del bar, il bar è stato citato nella musica, oh, nel teatro. Le cambio cocktail che, perché no. Sì, ok, ormai sarà annacquato, scusate. Eravamo, ricordi, una fase romantica, non ci cambi tutto. Adesso il bar è evoluzione. Il bar è evoluzione. Diciamo quindi il teatro, la letteratura, sì. Il cinema. Insomma, è un posto che. Che succede? Leo, cosa sta accadendo al bar? Che cosa è successo a questo bar? Te l'ho detto prima, purtroppo ha perso quel ruolo, però se uno pensa. Ma in realtà secondo me non l'ha perso, semplicemente non ci si fa caso, perché è talmente nei geni ormai della condivisione. Cioè, se tu ci pensi, no? Io veramente, adesso sto a San Giovanni, prima stavo a Testaccio, sono dell'Alessandrino, cioè io. Vari, sono stato a Cilia, cioè ho girato un po' a Roma. Sei un ragazzo del popolo. Sono un ragazzo del popolo, ragazzi. E comunque il bar è sempre un ritrovo, è un punto dove ci vediamo al bar, ti dai l'appuntamento per poi cominciare ci qualcosa. Ci vediamo al bar per qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Appunto dalla all'inizio mattina, di qualsiasi forse mancano cosa. I picchi, mancano quei posti, forse sono un po' finiti quei posti che rimangono. Cioè, se devo pensare a un posto che oggi rimarrà nella storia, che fra 100 anni se ne parlerà ancora, non lo so se ce ne sono ancora dei posti così o ne nasceranno. Ma che forse hanno fatto la storia come ci racconta appunto il cinema, la letteratura, la musica, la poesia. Dire, all'epoca non c'erano neanche alternative. È vero. Sì, cioè, è vero. Oggi certo, alternative di condivisione ci stanno tanto. Assolutamente. No? E poi comunque, cioè, Jerry Thomas, posso dire la verità, è un punto di ritrovo assoluto. No, ma io sono felice, a parte che mi sembra un messaggio evoluzionale, non è vero, che perché il bonifico non è arrivato, sia chiaro lo spettatore. No, sto scherzando. Ora c'ho la querela della ragazza, si ricorda, ero io, sentiamo uscire. Amico mio, allora è vero che hai fatto pipì. Pensa adesso una serie di... Salute. Beh, innanzitutto brindiamo. Si lega tutto adesso. Va bene. Buono, buono, buono. Buono, freschetto. Buono, freschetto, perfetto. Semplicissimo. Va bene, ce le siamo detti, progetti futuri. No, però aspetta, ho voluto questa cosa, lo so io, attacco delle pippe infinite. Vai, dici. La pellicola non si paga. Assolutamente. Dico che il Jerry Thomas, quando aprì, poi è chiaro, io, Ale, siamo amici, magari l'ho conosciuto perché Ale, insomma, è stato uno degli artefici insieme a tutto il vostro gruppo, no, del Jerry, e... Però era diventato proprio, cioè per me è stato fondamentale, un punto di ritrovo costante, ma anche, cioè io mi ricordo, ho conquistato amori al Jerry Thomas. Hai capito? Ma vada bene, non che l'ho incontrati, ci sono venuto da casa con gli amori potenziali. Certo, certo. Capito? Certo, perché è un posto dove uno sta a proprio agio, dove uno condivide e non è per niente formale, capito? E oltretutto è riservato, esatto. Noi ci teniamo alla senso, privacy. Il senso è proprio quello, sì. È quello di condivisione. Vabbè, è proprio quello, esattamente. Ma io dico sempre una cosa. Io veramente quando parlo del bar dico la gente però si è scordata l'importanza. Io dico, tu pensa ai grandi personaggi del cinema, come hai detto, del teatro, della musica, così. Tutti sanno quello che bevevano, di quello che mangiavano. Frega poco, perché i bar, Hemingway, pure personaggi di fantasia, James Bond, tu sai che se beveva un drink, certo. Non sai che se mangiava gli spaghetti, cioè nel senso, il bar è importante pure per quello, è un simbolo. Anche perché era inglese, gli spaghetti. No, però sì, sicuramente non avrebbe funzionato quanto un martini. Beh, però non sai che mangia, esagitato. Esatto. Col bavaglino che si caspia, sporco. Cosa prende, Fabrizio? Sì, prende una gricia, ma... Una matriciana ma senza pomodoro. No, ma poi secondo me il bar è un luogo trasversale perché è costante, cioè è diurno, notturno. Cioè, le varie tipologie di bar chiaramente, no? Certo.
E nella notte è chiaro che uno, come dire, si apre ai suoi segreti e vuole condividere e viceversa. Allora, il bar vive, e chiudiamo così, il bar vive tutte le sue ore, ogni volta una diversa realtà, un personaggio diverso. Il bar della mattina, il bar della mattina, il bar di mezzogiorno, il bar della periodo, il bar della notte. Sono quattro entità, cinque entità completamente differenti che ne racchiudono solo una. È vero. Questa adesso la scriviamo poi. Scrivila, sul muro, guarda, la scrivi là. Vieni pure, provoli. Mamma Ale, stavolta devo dire che te sei proprio superato. È veramente una bomba. Complimenti, questa sì che è vera comunicazione, veramente bravo. Ma te la posso fare una domanda? Certo. Ma sta puntata, l'hai girata? O se la siamo solo immaginata?